iniziativa per la quale siamo ospiti al MIT Center di Milano rientra nell'ambito del più ampio progetto di ricerca finanziato dall'Università Cattolica, che si intitola Cambiamento, trasformazione, conoscere, comunicare e trascendere nell'era digitale per un nuovo umanesimo. Si tratta di un progetto coordinato dal professor Marco Rizzi, che coinvolge una serie di docenti e di aree diverse della nostra università, da quella più umanistica a quella scientifica, sociale, medica, informatica, e che vuole approfondire questo aspetto che riguarda tutta la nostra esistenza, e cioè la presenza sempre più massiva del digitale e dell'intelligenza artificiale, in modo particolare nella vita di tutti i giorni. Questo comporta quello che noi abbiamo definito non solo un cambiamento, ma una vera e propria trasformazione dell'uomo. Ed è per questo che è necessario interrogarci, da un punto di vista anche umanistico, su dove stiamo andando e come stiamo cambiando. Questo convegno è un progetto piuttosto ambizioso, perché cerca di far luce su quelle che sono le nuove autorialità alla luce di tutti i nuovi dispositivi e dell'intelligenza artificiale. Quindi in qualche modo si mette in discussione il concetto di autore e si cerca di capire se questi nuovi mezzi, queste nuove tecnologie, siano in qualche modo dei nuovi strumenti, come poteva essere la pittura o la scultura, o bisogna in qualche modo chiedersi se siamo di fronte a una sorta di coautorialità. E quindi cercheremo di dare delle risposte anche per creare forse un nuovo vocabolario per definire queste nuove creatività. MIT Digital Culture Center è un centro molto particolare che ho creato insieme a Fondazione Cariplo per entrare in maniera continuativa, qualitativamente alta e in maniera internazionale dentro il mondo dell'arte digitale. Il mondo dell'arte digitale è un mondo molto vasto, c'è chi lo definisce solo come un mondo relegato alla rete e quindi agli NFT come ultima evoluzione, oppure all'intelligenza artificiale. In realtà l'espressione di arte digitale è molto più vasta. Allora il progetto con la Cattolica a noi interessa tantissimo, proprio per indagare sempre di più questo dominio della creatività con le nuove tecnologie, capendo quale può essere l'apporto umano creativo in rapporto poi a tecnologie che sembrano sempre più orientate a diventare autonome. Quindi l'evento che abbiamo realizzato qui con voi al MIT è un evento importante proprio per questo, per provare a centrare un tema scottante oggi, che è quello dell'autorialità. Quando si parla di intelligenza artificiale, ormai si parla di strumenti che autoapprendono in maniera velocissima e sono sempre più creativi.